Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e eccoci su Dervillions. Allora, andiamo a spenderci questi punti di ricerca che abbiamo. Io ho dato un'occhiata e ho visto che qua abbiamo questo qua che aumenta il danno del soldato, e visto che sto trovando i soldati delle truppe davvero ottime, io direi di attivare immediatamente questo. Poi un'altra cosa che ho visto è questa qua, stazione di attacco corazzata. Centro operativo per lo sviluppo dell'esercito e delle difese per combattere gli sciami di infetti in campo aperto. Ora, essendo dopo la Vespa, magari un potenziamento della Vespa? Io onestamente lo prenderei, magari mi aiuta non poco, o addirittura un'altra struttura difensiva più forte della Vespa? Non lo so, vedremo, vedremo, non ne ho la più pallida idea. Allora, ci sono rimasti 450 punti, cosa possiamo andare a prendere? Sarei anche curioso di provare gli alloggi, onestamente, di vedere che cosa fanno questi mercenari, però non lo so. Questo, a me la balista grande inizio missione non mi interessa. Tempo di ricerca abbastanza relativo, riesco a ricercare tutto abbastanza velocemente. Questo qua che riduce i costi non sarebbe male. Però effettivamente ci stava anche la banca da andare a fare, quindi magari facciamo la banca così generiamo più oro. Ok, abbiamo ricercato così anche la banca e poi c'è questo che sì, tempo di addestramento inferiore, poi ci porta ad avere la meraviglia. Questo qua che ci dà Tesla, raggio, incremento dell'energia e da portata, il campo visivo, ok. Per andare poi alla guglia dei fulmini, anche questa è una meraviglia. Io vedrei più in là, onestamente, le meraviglie per il momento non credo serva. Questo non sarebbe male, che le mura di pietra hanno più difesa, perché ok, sì, quelle di legno ci sta, che magari le potremmo anche potenziare perché sta qua, visto che noi utilizziamo inizialmente le mura di legno. Però non è che hanno così tanta vita in più il 20%, su quelle di pietra invece non sarebbe male. E poi ci fa questo qua che è un bunker. Ok, ci dovrebbe dare qualcosa, cosa ci dà? Forse solamente reputazione? Credo di sì. Vabbè, poi si vede, non so, non lo so. Potremmo potenziare il cibo, che effettivamente a volte abbiamo problemi. Come anche potrei effettivamente andarmi a prendere questi che io li ho sempre utilizzati onestamente, e quindi magari se ne abbiamo l'opportunità di andarli a ricreare qualcuno ci potrebbe dare una mano contro orde immense di zombie. Non lo so onestamente, non lo so. Qua questo praticamente ci dà un bonus al taglio di legna. Qua ci sblocca le miniere avanzate, poi questo non ci interessa. Taglio di legna, oddio, più 10% non è che sia tanto. In una miniera che sviluppa, in una segheria che sviluppa 10 di legna, ne svilupperebbe 11. Non è un granché, onestamente, quindi lo lascerei anche stare. Musica non ci interessa. Unità armatura più 5%. Effettivamente, questo potrebbe essere buono, così potenziamo ulteriormente il soldato, comunque chiunque altro, perché ha più armatura. Quasi opterei per questo attualmente. Perché sennò cos'altro potremmo sbloccare? Cioè, sono davvero indeciso se a prendere gli alloggi, un soldato in più a inizio missione, sì, potrebbe farmi comodo, ma ho già abbastanza truppe. Potrei attivare questi due volendo, che praticamente recuperiamo di più e prendiamo oro dalle uccisioni degli infetti. Non lo so fino a che punto possa essere utile, però questo qua non sarebbe male. Ma intanto questo l'abbiamo attivato, ok? Quindi il soldato fa più danni. Richiede meno energia e poi potremmo andarci a prendere la reggia di cristallo, così potremmo risolvere effettivamente il problema del cibo.
La taverna non ci interessa, quindi potremmo fare anche così. Anche qua, mercato nero, infetti, oro per uccisione. Uno, questo qua quanto costa? Però dovremmo prima attivare questo. Non lo so, non lo so, onestamente. Beh, io onestamente sbloccherei questo, ragazzi. Andrei verso il Thanatos, si chiama così, Thanatos, ok. Sì, sblocchiamo questi due e poi quando abbiamo sufficienti punti ci andiamo a prendere questo. Alla fine avere un po' di petrolio in più non è male perché comunque riusciamo a venderlo nel caso. Non so se utilizzo il lucifero perché i lucifero sono odiosi, visto che ti bruciano, bruciano le altre unità, non si bruciano solo fra loro, quindi dovreste fare un esercito di Lucifer, però per stare tranquilli, quindi non lo so, non lo so. Ok, dai, abbiamo sbloccato un bel po' di roba, i soldati sono più forti, quindi ci stiamo preparando ad andare verso questi. Anche se effettivamente metterei questo per migliorare l'armatura. Miglioriamo l'armatura per il momento, dai. Ok, io direi che va bene così. Per il momento va bene così. Al massimo non ci arrivo, vero? No, costa 200, questo già l'abbiamo attivato. Ok. Sì, va bene, facciamo così. Attiviamo l'armatura e poi ci spostiamo da questo lato, magari più in là. Per il momento voglio potenziare i soldati. Ok. Vediamo cosa possiamo andare a fare adesso. Abbiamo la desolazione dei giganti. Ok, ci andiamo a fare la resistenza. Anche perché la desolazione dei giganti è di difficoltà 5, mentre questa qua è di difficoltà 4. E come potete vedere, abbiamo due sconfitte perché siamo morti più o meno in questo modo. Dai, ma quello da dove è arrivato? Nu, ma che volete fare? Qua già l'infezione si sta diffondendo in maniera assoluta. Nulla, devo stare più attento a sti zombie che arrivano così. Cioè potrei anche distruggere il mondo, ma non ne vale assolutamente la pena. Morti, morti malissimo. Ok. Dunque, sopra questa piccola falda acquifera, nel mezzo del deserto, si ergono le rovine di un'antica fortezza, probabilmente un antico centro di resistenza umana. Ne rimangono solo alcune sezioni delle mura esterne, che puoi usare come parte delle tue difese. I nostri ingegneri hanno usato i materiali delle rovine per costruire un grande telescopio sopra il centro di comando, che praticamente è la meraviglia che ci permette di vedere tutta la mappa, ora non ricordo il nome della meraviglia, che ti permetterà di avere una visuale completa del circondario, praticamente di tutta la mappa. Costruisci una grande colonia e fortifica le tue difese per respingere gli attacchi degli infetti. Ora, praticamente siamo a popolazione 2000 e resisti a tutti gli sciami di infetti. Ci sono gli sciami di infetti, come detto, vabbè, abbiamo i punti da spendere che non ci interessa. È una mappa completamente libera da infetti, ma arrivano infetti abbastanza randomicamente. E non mi sono accorto che uno mi arrivava in città e è morto. Ok, e questo per ben due volte. Adesso probabilmente l'hanno fatta vedere solamente una di morte, per non perdere troppo tempo, quindi andiamo a fare qualche casa. Magari ci mettiamo tipo un soldato qua, un cecchino qua, che magari sono più lenti, mentre questi vanno a caccia decisamente. Quando arriva qualche zombie, così lo eliminiamo. Allora, abbiamo bisogno assolutamente di risorse, di cibo, di oro, di tutto. Non c'è nulla da raccogliere nella mappa e ci dobbiamo espandere verso queste mura che è praticamente il bordo mappa. Io ero già arrivato più o meno qua, però stavano arrivando un casino di zombie e poi mi hanno massacrato. Ok. Magari proseguo da questo lato così ci proteggiamo un minimo qua la città. Ci prendiamo sta parte di qua, forse è più easy come cosa. Alla fine qua mi posso già chiudere anche qua, quindi starei abbastanza tranquillo, magari tipo così, per prendermi un po' di spazio in più, tipo qua.
Vediamo un attimino come chiuderci, anche perché effettivamente questo già è il bordo mappa, quindi ok. Potrei effettivamente chiudermi qua, lasciare le truppe di là, no, non lo so, non lo so. Ma intanto voglio fare qualche altra casetta prima che arriva il prossimo treno. Ok, questo treno ci ha lasciato una bellissima Vespa, ottimo, davvero tanta roba la Vespa. Iniziamo subito a pescare. Prendiamoci un 16, un altro 16 e per il momento basta. Posso piazzare anche questa qua, che ci prendiamo un bel 14 e poi inizierei magari a chiudermi, non lo so, questo lato, perché qua potrei fare delle mura momentaneamente, quindi potrei stare tranquillo. Allora, vediamo casa, quindi questo qua sarebbe lo spazio libero. Sì, potrei metterlo qua, volendo, no? Perché fatemi vedere, posso farlo un'altra casa? Non la posso fare un'altra casa. Perché a me mi andrebbe a coprire altri 4, giusto? Sono questi 4 fino a questo, quindi qua, ok. Dovrei piazzarlo qua. Va bene, voglio prendermi anche la parte di qua sotto, magari mi chiudo come detto qua e qua per il momento, e poi piano piano ci andiamo ad espandere, ragazzi, perché con il fatto che la mappa è sì libera, ma arrivano gli zombie da qualsiasi lato ed è grande la mappa, anche i ranger fanno fatica a girarsela tutta. Ok, questa è fatta. Dunque, qua sarebbe casa, casa, e qua potrei piazzare l'altra Tesla. Che mi va a prendere fino a là, quindi va bene. Allora, iniziamo a fare qualche altra casetta qua. Così magari prima che arriva il treno riusciamo a ottenere qualcosina in più. Come potete vedere già qua i nostri ranger stanno andando all'attacco, perché sta arrivando qualche zombie da questo lato. Forse anche da qua. Sì, anche qua ne arriva qualcuno, ma abbiamo il cecchino da questo lato, quindi stiamo tranquilli. Non sposto queste due truppe, prima li avevo mandati tutti quanti a caccia, perché ho detto vabbè, arrivano zombie che camminano, però non pensavo che ne arrivassero così tanti, cioè si riempie la mappa piano piano, guardate quanti ne stanno arrivando, e immagino che poi arriveranno pure i runner, che potrebbe essere ancora più problematica come situazione. Allora andiamo a fare questo perché voglio avere un minimo di energia in più. Abbiamo finito praticamente già il cibo. Voglio prendermi questa zona qua sotto per il cibo, prima eravamo riusciti a mettere il magazzino in questo punto in una maniera abbastanza buona. Adesso non ricordo se questo l'avevo piazzato qua o da qualche altra parte. Mancano le risorse, inizialmente mancano un fottio di risorse. Per fare questo serve il legno, serve l'oro, serve un botto di roba, serve. Sicuramente dobbiamo arrivarci a prendere questo ferro e questa pietra, così abbiamo più risorse per fare eventualmente le mura di pietra. Questa è una miniera d'oro. Voglio salire immediatamente a prendermi questa miniera d'oro, perché qua abbiamo assolutamente bisogno di oro. Qua non la posso piazzare, maledizione, quindi fatemi vedere una cosa. Casa, casa, e la possiamo piazzare qua. Ma siccome qua non ci entra una casa, io la piazzerei tipo qua sopra. Voglio andarmi a prendere questa miniera in qualche modo. Prima della pietra, prima del ferro, prima di qualsiasi cosa, voglio andarmi a prendere quella miniera di oro. Vespe già ne abbiamo due, ottimo. Ci manca il cibo. Andiamo di pescare un altro po' se possiamo. 19, sì, ottimo, il 19 mi va benissimo.
Prendiamo un po' di cibo, magari anche da qua, 20. Un altro 20. E poi basta. Guardate come cercano di attaccarci questi zombie. Neanche il tempo di ripulire che già ne arrivano altri. Guardate, sono un fottio sono. Devo assolutamente difendere la città, vedete? Arrivano, arrivano, è come se arrivano. Cioè non toglie che abbiamo bisogno di case. Come detto, mi chiudo qua per sicurezza. Io lo andrei a piazzare magari proprio a ridosso. Tipo qua va bene. Di qua stessa cosa lo vado a piazzare tipo qua. Cerchiamo di prenderci almeno questa zona qua sotto per il momento. Ora, un ranger lo vorrei mantenere qua in zona perché voglio fare qualche altra tesla qua sopra. Come detto, voglio arrivare a questa miniera di oro. Quindi tu mettiti così. Io ragazzi non so quanto vi farò vedere di questa mappa perché comunque è abbastanza lenta e non voglio fare video che durino 30-40 episodi per una singola mappa, quindi vediamo un attimino. Tanto piazziamo queste cose qua, vediamo se possiamo pescare, che significa che probabilmente vi skipperò tantissimo di questa mappa. Vediamo come si mette la situazione. Ora non so se qua posso pescare ancora effettivamente, perché qua sotto non mi sta facendo pescare. Per quale motivo? Qua sì, mi fa pescare. Fino a qua però non mi fa pescare più. Non so se riesco a metterne un altro più in là. Forse è meglio prendersi direttamente sto 16, sto 17. Mi sa di sì. Quindi prendiamoci il 17 qua e basta. Che se prima mi sembra di averne messe 5, forse devo spostare un minimo, non lo so, non lo so. Altro cibo qua sotto, ci possiamo prendere questo 22 e un 19 qua. Ok, appena qua sono complete facciamo le mura. Così qua sotto stiamo tranquilli. Facciamo così. Non abbiamo più legna. Dobbiamo fare un'altra segheria. Mi prenderei quest'11. Certo, io prima l'avevo messa qua per prendermi il 14. Non va bene. Anche qua potevo prendermi un 14. Ci accontentiamo di un altro 11. Qua ci prendiamo un 12 e per il momento non possiamo fare altro. Chiudiamoci qua e andrei a piazzare una di queste. Una per il momento basta. Stessa cosa farei qua. Non so se chiudermi qua sotto. Quasi mi chiuderei un po' più in fondo perché da qua mi posso chiudere pure. E qua potrei chiudermi pure per il momento, quindi sì, direi di fare una cosa del genere. Portiamoci avanti e ci chiudiamo questo punto di qua. Dobbiamo anche ricercare sta falegnameria. Dobbiamo fare davvero un botto di roba. Attention.
Di cibo ne abbiamo, quindi dovremmo fare anche qualche altra casetta. Non so se più in qua la potevo fare, per caso. Qua già me la fa costruire un pochettino più in qua le case. Però non lo so, forse è meglio lasciarsi un minimo di spazio per creare eventuali mura. Tanto alla fine qua abbiamo voglia a fare case. Cioè, entrano davvero un fottio. Dipende da dove riusciamo ad arrivare. Riusciamo a far entrare davvero un fottio di case. Anche qua ne basta una, secondo me, di Vespa. Riesce a coprire un bel po'. Qua si stanno avvicinando un paio di zombie che sono piuttosto pericolosi. Sti ranger stanno andando a caccia, stanno ripulendo. Dai, forza, datevi una mossa. Mettiti qua in difesa un attimino. Fatemi capire la situazione. Io già potrei chiudermi tipo qua. Quindi dovremmo andare a piazzare un'altra di queste da ste parti. La potremmo piazzare qua. La piazzerei proprio qua. Allora, qua ci sta un botto di gente che sta scendendo. Scusa, quanto devono essere vicini perché tu li possa attaccare? Sei un cecchino, che fucile c'hai? Rientra qua in città, per favore. Che non si sa mai. Qua non ho neanche bisogno di fare porte, siamo a ridosso del limite, quindi facciamo direttamente le palizzate e basta. Ok, no, dobbiamo fare le cose quanto più dritte possibili. Ok, questa qua è fatta. Adesso per il momento io mi chiuderei qua. Giusto per stare un minimo più tranquillo. Quindi facciamo una cosa del genere. Ok, qua stavano arrivando gli zombie, ma ci sono arrivati prima i nostri ranger. E qua andrei a fare doppia mura. Non posso perché mi manca la legna, che adesso sì. Nulla, sta legna finisce che è un piacere. Ok, dai, la zona nord per il momento va bene, cioè nel senso abbiamo la miniera. Qua andrei a fare una porta, due porte così proprio, le doppie mura anche qua. Ci chiudiamo. Maledizione alla legna. Devo assolutamente anche ricercare la falegnameria, come si chiama? Sì, la falegnameria. Appena arriviamo a 40 di legno la faccio. Tanto posso fare qualche altra segheria da qualche parte, tipo qua. 12, 10, 10 va bene. 15 mi va benissimo. 8, 10, prendiamoci questo 10 qua, dai. E anche qua sopra ci possiamo prendere un 12. Ok, siamo arrivati a 40. Adesso ci mancano i lavoratori. Ok, non possiamo farlo, quindi completiamo le mura e faccio qualche altra casetta. Ditemi voi se questo si doveva incastrare qua dentro. La gente è stupida, dai, e che cos'è?
Allora, qua siamo coperti, qua siamo coperti. Questa qua dietro, secondo me, è tanta roba perché mi riesce a coprire eventualmente gli zombie che girano anche di qua. Quindi, a questo punto, per il momento, posso stare anche tranquillo. Questi sono fermi, quindi non c'è nessuno zombie in mappa. Siamo a giorno 8, fra 8 giorni ci sarà l'attacco. Sono arrivati forse i lavoratori? No. Ok. Quindi andrei a piazzare magari quest'altro da queste parti. Se lo piazzo tipo qua riesco a prendere un minimo anche là sotto. Che se effettivamente già qua ci sta questo, quindi questo. Mi prendi questa vespa qua fin dove copre e non riesci a coprire quel punto. Ok, peccato. La piazzerei forse qua sopra. Appena arriva il treno, un'altra Vespa la piazziamo qua e stiamo tranquilli qua sotto, secondo me. Andiamo a piazzare immediatamente sto coso, così ricerchiamo subito la fattoria, poi il mercato, perché ci serve anche il mercato, così riusciamo a vendere queste risorse in più che abbiamo. Io piazzerei già il magazzino qua, perché è proprio il punto dove lo voglio mettere, così abbiamo stock in più per le risorse. Qua che cosa ci mancano? I lavoratori, quindi dobbiamo fare altre case, dobbiamo fare altre case assolutamente perché siamo senza lavoratori, o meglio, ne abbiamo ma ne abbiamo pochi, quindi facciamo qualche casetta. Questo che cos'è, uno zombie? No, ok, si sa mai, si sa mai. Ma butto giù questo piuttosto, io voglio assolutamente piazzare la fattoria qua. 46, 70. Un altro 70 qua. E per il momento direi che ci potremmo anche essere a cibo effettivamente. Non appena sono costruite, poi ne avremo davvero in quantità industriali. Ne potrei approfittare di questo spazio che si è creato qua sotto. Qua riesco? No, però quasi non riesco a piazzare un mulino. E se riesco, inizio a piazzare anche qualcosa di questo. 120. Potrei prendere un 80, qua un 110. Proviamo con questo 80. Che se piazzo il 110 qua, poi non riesco a prendere nient'altro da qua, quindi tipo il 100 qua e basta, nient'altro mi sa. Non so se piazzando tipo questa qua sopra, però prendevo un 40, quindi non ne valeva poi più di tanto la pena, no? Andrei a realizzare un altro magazzino qua invece io. Sì, giusto per prendere questi. Piazzerei tipo proprio al limite possibile. Tipo qua, così magari prendo eventualmente altro, faccio qualche, non lo so cosa prendo qua, però va bene, mi potenzia un minimo l'oro che mi serve. Non so nemmeno se arrivo a prendere questo, però ok. Attualmente ci serve avere un po' di oro extra, quindi mi va benissimo anche così. Abbiamo 44 persone. Però dobbiamo fare assolutamente altra gente. Ora, se io metto sta casa qua, blocco il passaggio in modo definitivo e per ora non lo voglio fare. Io quasi sì, andrei a prendermi sta zona qua sopra in un modo o nell'altro. Ok, anche la caserma è pronta. Iniziamo a fare un po' di soldati anche perché ci stiamo avvicinando al giorno dell'attacco e vorrei avere un po' di esercito per poter respingere questo eventuale attacco che ci colpirà duramente, immagino. Ah, ok, ne arrivano sempre di più, ho questa impressione. Qua abbiamo preso tutta la zona, io vorrei però chiudermi. Quindi visto che ci siamo,
Ci chiudiamo anche qua. Ora, momentaneamente questo per me è un buon confine. Vorrei chiudermi dove non ho piazzato le Vespa. Onestamente non so se chiudermi qua così. Tanto piazziamo questa qua. Cerchiamo di capire come chiuderci. Che poi comunque io queste mura qua le lascerei, anche se mi chiudo qua sopra, questa zona qua sotto la lascerei così. Così nel caso sfondano prima di andare qua, che è una zona molto importante attualmente, ho un minimo di difesa in più. E allora questo qua riesce a coprire, e teoricamente piazzando anche questo dovremmo aver coperto tutta la zona. Ok, e qua sopra siamo coperti. Adesso vediamo di chiuderci magari qua. Stessa cosa, mi chiuderei così. E però devo assolutamente fare almeno un'altra lista Tesla tipo qua. E poi qua non so se vado fino al confine o se mi chiudo prima, perché già qua sotto, essendo chiuso, per il momento mi chiuderei qua. Poi se devo espandermi, mi espando dopo. Anche perché qua comunque non siamo al bordo mappa, potrei continuare a salire, ma non so se ne vale la pena. Quindi inizierei a fare delle mura qua. Da sud. Allora, questa mi copre fino a questo qua. Quindi io questa la posso piazzare benissimo anche qua e mi dovrebbe coprire tutto. Ora, da sud sì, ma non è che si capisce tanto chiaramente dove sta sto sud, dai. Potevamo fare una cosa un minimo più precisa. Questa la piazzerei qua, così mi copre anche sopra e sotto, mi copre un po' tutto. Quindi abbiamo questo punto qua scoperto attualmente, io ci mando il cecchino. Comunque, superata questo attacco, ci salutiamo anche perché non so quanto stia uscendo il video. Magari per sicurezza andiamo a piazzare qualche paletto qua. Tanto arrivano da sud, quindi al massimo si fiondano qua, no? Non capisco. Fatemi vedere dove vanno. Allora, no ragazzi, no, assolutamente no. Sembra che vanno qua, giusto? Credo proprio di sì. Giustamente hanno scelto il luogo più adatto per attaccarci, no? Maledetti. Guarda, io per ora le piazzo queste qua, magari mi danno una mano. Per il momento questi li facciamo andare qua. Anche tu magari fai una cosa, mettiti qua perché non si sa mai, arriva qualcuno da sopra, fammi un patrol così.
Anche perché già vedo che qua sta arrivando altra gente. Sti sette li mettiamo qua. Sono in 8. Tutti in difesa. E tu mettiti qua. Non sono tantissimi, dai. Anzi, sono davvero pochi. Quindi non dovremmo avere grossi problemi. Ok, questi qua sono dei runner. Quindi iniziano ad arrivare anche dei runner, forse. Oh, guardate la mappa. Guardate la mappa. Si sta riempiendo. Ok, sono lenti. Qua abbiamo un cecchino. Dovremmo essere abbastanza coperti. Questo punto di qua è il più scoperto praticamente. Io ho paura per questo che è qua da solo. Se arriva qualche runner qua fanno i danni, quindi chiudiamoci. Almeno una chiusura. Ok. Tu, distraili. Voi, massacrateli. Ok, prendiamone un po', che perché sì, non sono tantissimi, però le mura cedono alla lunga. Prendiamone un paio e nulla, e dobbiamo fare così. Ora evitiamo di farcelo smangiucchiare sto ranger. Dai, piano piano ce la facciamo. Sì, secondo me è fattibilissima come cosa. Ormai è andata. Che succede qua? Nulla, nulla, qualche zombie così randomico, ma riusciamo, riusciamo, sì, tranquillamente. Ok. Finita? Ok. Tutti a caccia? Prossima ondata, giorno 28. Ma come detto, ragazzi, io credo che possa anche essere tutto per questo episodio. Non so quanto sia durato perché ha più di un'ora che registro, però ho fatto sicuramente tantissimi tagli, quindi ci manteniamo sempre sulla mezz'oretta. È una mappa particolare perché, ok, non ci sono zombie in mappa, ci possiamo espandere come vogliamo, però arrivano. A differenza dell'altra mappa, forse ne avevamo fatte addirittura anche due, non ricordo adesso, dove la mappa era completamente libera e poi c'era l'attacco finale. Ok. Credo che sia fattibile. Già praticamente ci siamo presi la parte a nord. Voglio arrivare a chiudermi qua. Mi arrivo a chiudere in questo punto qua, non lo so, sarebbe buono, poi mi chiuderei anche qua. E anche qua, cerchiamo di mantenerci su questa linea qua sopra. Qua, onestamente, forse siamo un po' troppo vicini per mantenere questa difesa qua. Quindi dovremmo fare altre difese qua sotto. Dobbiamo comunque espanderci in un modo o nell'altro. Comunque, vedremo, vedremo. Ok, dai, io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!